Ciao, una nuova settimana. Oggi è lunedì 14 marzo 2022. Iniziamo con energia positiva per superare eventuali guai. E quali sono i tuoi segni oggi? Oroscopo Bilancia. Taciturni e malmostosi sotto tiro della luna. Alta nel cielo ma dissonante al vostro segno e a Plutone che già lo comprime con una quadratura, la luna vi fa sognare, peccato che tra sogno e realtà ci sia di mezzo l'oceano. L'oggetto delle vostre fantasie è un viaggio romantico, che faccia decollare un rapporto o ravvivi l'intesa, appannata dal tempo e dalla quotidianità. Focus sul lavoro, particolarmente impegnativo per chi è di turno o svolge attività di volontariato, vi prendete a cuore la sorte dei profughi o dei senza tetto, al punto da soffrire con loro finché non si troverà una soluzione. Sulla data un grosso punto di domanda, non ci arrivano neppure le effemeridi attualmente in commercio. Un chiarimento importante nella coppia si traduce in un'immediata intesa, un nuovo modo di stare insieme e la coppia che si rinnova. Momenti di dialogo per i single che avranno modo di approfondire le conoscenze. Segreti, cose nascoste, amori non ancora ufficializzati. Conta pure sulla dea bendata e sugli amici. Serata piacevolissima. Cerca di incontrare più gente possibile. Proposte allettanti. Alcuni avranno degli ottimi colpi di fortuna. Attenzione nel maneggiare oggetti di cristallo fragili. La ragione che avete vi predispone spesso, su alcune questioni importanti, ad usare un atteggiamento a tratti arrogante, dovrete usare più tatto, oggi, se volete evitare qualche litigio imbarazzante. La vostra salute è preziosa, oggi particolarmente fate attenzione ad essa, alla vostra alimentazione. Non sprecate sacrifici e rinunce fin qui fatti. Praticate qualche sport se vi è possibile. Critiche da parenti, Marte contribuirà ad alimentare stati di tensione. Per cui armatevi di pazienza e cercate di essere più diplomatici possibili. La persona che amate mal sopporta qualche vostra amicizia a causa di critiche ricevute in passato. In effetti sono state ampiamente criticate le vostre scelte e questo indispettisce abbastanza la persona amata. Devi intraprendere altre strade e cercare altre soluzioni, e presto. Quelle fin qui seguite ti potrebbero portare a qualche delusione. I sentimenti spesso lasciano il posto ai risentimenti, oggi occorre tutta la vostra buona volontà per rimettere un certo ordine nella vostra vita sentimentale. Ricordate che è buona cosa essere sicuri del poco, ma essere sicuri. Giove oggi facilita l'inventiva e l'iniziativa, se avete un progetto nel cassetto da tempo forse questa è l'occasione giusta per iniziare a programmare per la sua realizzazione. I colleghi ultimamente hanno messo a prova la vostra pazienza sul lavoro, ma presto capiranno che non possono competere con voi. Dovete rivalutare i vostri intenti per capire se quello che state facendo in questo momento è davvero ciò che volete per il vostro futuro. Fate un passo nel passato e cercate le ragioni di risentimenti o rancore, o addirittura rotture, per meglio capire cosa vada cambiato e cosa migliorato in futuro. Non avvilite il partner con il vostro pessimismo. Prima parte della giornata ancora in compagnia di Venere e di Marte Acquario che vi tengono alti il tono e l'umore. Con lo scorrere del giorno potreste avvertire una certa stanchezza e desiderare la quiete della vostra casa, lasciando fuori ogni, sia pur piacevole, impegno o distrazione mondana. Cari Bilancia, non ostinatevi a recuperare rapporti ormai deteriorati da tempo. Ciò che si è rotto non sempre può essere riparato, soprattutto in amore. Provate a voltare pagina. Malumori o forse non vi sentite pienamente in forma, colpa di Nettuno nebuloso e caotico in sesta casa, che trascina la stanchezza della settimana lavorativa o vi impone anche oggi qualche incombenza, magari non preventivata. A tenervi impegnati o a riportarvi indietro con la mente al passato, a cose, persone, situazioni ormai scomparse, Plutone in quadratura, maestro di rimorsi e rimpianti e lo stesso fa la Luna in Cancro allo Zenit. Insomma, al futuro, nonostante il vostro astro guida Venere con Marte in Acquario, il segno del futuro, oggi vivete nel passato, se amate il romanzo storico o la fiction ambientata nello scorso millennio. Fatevi sotto. Amore ed Eros.
L'amore oggi non ha gambe e piedi ma quattro zampe, e una codina che si agita per farvi festa. Innamorarsi di un cucciolo e portarvelo a casa è un tutt'uno, magari in famiglia vi prenderanno per matti ma occuparsi di lui sarà un piacere. In coppia solito tran tran, anche l'amore sembra una catena di montaggio. C'è una persona che nella vostra vita amorosa ha contato più delle altre, beh, forse sarebbe il caso di ricontattarla presto, provare non costa nulla. Qualcosa dal vostro passato sta per tornare. Se siete ancora un cuore solitario sentite il desiderio di reinserirvi in una dimensione di coppia? Ricordate che il vostro è un segno nuziale e la sfera della relazione a due è territorio che è molto congeniale allo sviluppo armonico della vostra personalità. Un Saturno molto fortunato nell'Acquario vi offre l'occasione di avventure che possono tramutarsi in qualcosa di più serio, specie se appartenete alla seconda decade. Lavoro e denaro? Unica consolazione per una giornata vuota, assorbita solo dalla spesa e dalle faccende. Se per turno vi tocca, vi sentite socialmente utili altrimenti potete sbizzarrirvi con il volontariato o dare spazio alla vostra prorompente creatività, arte, artigianato o bricolage tutti per voi. Un mix di carica, ma pure di nervosismo. Vorreste sfondare le barriere sul vostro cammino con la forza di un ariete in corsa. Ma potreste anche farvi molto male, dunque agite con prudenza e non d'impulso. Quali sono le attitudini che il vostro segno mette in campo per sviluppare un'eventuale professione artistica? Senz'altro, per via di Venere che è la governatrice principale del vostro segno, la produzione poetica, la splendida vocazione lirica. In seconda battuta, ma non certo meno importante, siete dotati di estro per la pittura e, eventualmente, per la grafica. Questa caratteristica del segno vi è donata dal secondo pianeta che governa il vostro segno, X Proserpina, signora della luce, dei colori, di tutte le variazioni e le tinte cromatiche. Benessere. Non siete in formissima e si vede, la pelle è opaca, borse sotto agli occhi e la sensazione, comprovata dai pantaloni, di gonfiore alla pancia, probabilmente in settimana avete tirato troppo e ora ne pagate le conseguenze. Va bene l'ambizione, ma la salute arriva prima. Cerca di rimanere calmo, indipendentemente da quanto possa essere frenetico e confusionario il giorno. Se vuoi un gelato, sarebbe meglio andarci di corsa invece di prendere la macchina. Per lei, giocherellone coi figli, ma forse più amiche che mamme. Se il pupo ancora non c'è aspettate un po', i tempi non sono maturi. Per lui, anche i maschietti tengono alla moda e non solo per far vita di società. Anche al lavoro, camicia, calzini e fazzoletto coordinato, già pronti per domattina, il look scombinato vi fa orrore. Colore delle emozioni, verde pisello. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 10. Finanze, 7. Benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.